buongiorno e buon caffè. Si imparano una valanga di cose nuove nell'osservare ciò che ci circonda. Volevo condividere qualcosa che mi ha colpito molto quest'estate in montagna. La montagna è un luogo, soprattutto Gressonei, dove l'ombra scende presto, il tramonto è rapido e veloce. La luce invece al mattino sembra non arrivare mai, perché ogni giorno si accorcia, in agosto è così, ma soprattutto le montagne fanno il loro gioco. In questo scenario una cosa che colpisce è quando ti capita di essere seduto sul prato a chiacchierare con gli amici, quando proprio sta arrivando il momento della scomparsa del sole, e vedere come la tua ombra sia pian piano assorbita dal buio. Comincia a diluirsi, comincia a stemperarsi, poi pian piano si annulla completamente nella traccia di grande ombra che scende su tutti. E al mattino è esattamente l'opposto. Sei nella confusione totale, in questo indistinto grigiore stagliato sull'erba, e poi pian piano la tua forma prende un contorno, risalta, si distingue, si distacca, diventa qualcosa di molto, molto preciso. E così ogni giorno, un giorno dopo l'altro. Allora non possiamo che farci una domanda: che lezione c'è per me in tutto questo? E alla fine si capisce che c'è una grandissima lezione, perché noi siamo questo, siamo qualcosa che soltanto la luce riesce a far apparire come distinto dal grigiore di fondo, fa stagliare, traccia il contorno, e io sono lì, sono dentro un contorno, il contorno della mia ombra, altrimenti tutto è dissolto in un buio che non dice niente a nessuno. Ma a voi che cosa può dire un'immagine come questa? Aspetto i vostri commenti. Buongiorno e buon caffè.